periodo complicato per tante famiglie pesaresi, c'è l'inflazione che pesa sulla vita di tutti i giorni, però ci sono commercianti che provano ad arginare questo problema. È il caso del bar Mameli, qui a cavallo tra centro e zona mare di Pesaro. Bar Mameli che ha scelto da questa settimana una ricetta particolare per andare incontro ai clienti. Sì, abbiamo deciso di attuare questa colazione antinflazione, e quindi caffè brioche a soli 2 euro. E ci teniamo a precisare che abbiamo abbassato il prezzo, ma la qualità rimane comunque alta perché abbiamo brioche sempre fresche del forno Fattori e il caffè Mass. E abbiamo deciso di ridurre un po' il nostro margine di guadagno perché, come hai appena detto tu, crediamo che in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando sia giusto che ognuno debba un po' fare la sua parte. Quindi noi da imprenditori abbiamo scelto di attuare qualche promozione per permettere ai nostri clienti di concedersi da noi quella coccola in più, diciamo così. Voi siete in una zona ad alto tasso di uffici, di zone di lavoro, quindi magari è un bar che si presta al servizio colazioni. Avevate avvertito un calo considerato i prezzi in crescita? Diciamo che è normale che le famiglie, se prima si concedevano magari 3-4 colazioni a settimana, iniziavano magari a dimezzare. E poi noi chiaramente siamo un bar, facciamo colazioni, ma puntiamo anche sul pranzo perché facciamo piadine fatte in casa, facciamo hamburger, insalatone piuttosto che patatine fritte, quindi diciamo che abbiamo un range, insomma, che non comprende solo il semplice bar. Però ecco, abbiamo visto che è stata molto apprezzata questa iniziativa, diciamo così. Si va incontro al cliente, però c'è anche il gestore, l'esercente, che deve comunque arrangiarsi su un caro vita, un caro prezzi che incide anche su di voi. Quello sicuramente, però crediamo che, come ho detto prima, diminuire un pelino il nostro margine di guadagno, insomma, sia una cosa, ecco, fattibile, che vada appunto incontro al cliente e dopodiché ti riporti anche lo stesso cliente magari a venire una volta in più a pranzo, a conoscerti. Abbiamo attuato anche un'altra iniziativa che è l'aperitivo della domenica. Facciamo un aperitivo a 8 euro con un gran buffet, con la musica. Quindi ecco, stiamo cercando di promuovere tante iniziative per farci conoscere, per appunto coccolare i nostri clienti. Questa promozione è cominciata lunedì, avete già avuto riscontri da parte dei clienti, curiosità su questo tipo di iniziativa? Abbiamo avuto un riscontro molto positivo dai clienti perché chiaramente, ripeto, dare un buon prodotto e diminuire il prezzo penso che sia apprezzato dalle persone che capiscono, ecco, il fatto di venirci incontro e di fare un passo indietro noi per agevolare il cliente e insomma coccolarlo, ecco. Offrite questo servizio dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 11, vi siete dati anche un termine temporale in cui concluderlo? No, assolutamente, è una cosa che abbiamo pensato di iniziare e il termine non si sa se ci sarà mai, quindi si va avanti per questa strada.